bello che la cultura poi è attiva dove deve arrivare. No, ma è interessante. Noi sottovalutiamo il pubblico. Il pubblico è in grado benissimo di capire le cose che valgono, le cose che non valgono. Quindi, se queste persone sono qui oggi, dopo 16 anni, a guardare un film di 16 anni fa, vuol dire che quel film sta in piedi, sta ancora in piedi. E il pubblico se ne accorge, non è carino. No, ma diciamo che solamente che, per, anche per rispondere alla signora e per ribadire quella bellissima battuta di Clark Gable, di Clark Gable prima, è questo, per questa ragione ci vogliono 30 anni per capire, perché poi non sempre le cose trovano il canale giusto per arrivare a voi, e quindi magari voi la perdete. E vi accorgete che quella cosa è stata fatta 16 anni dopo. Ci sarà qualcuno tra di voi che non aveva mai sentito parlare di questo film e che lo vede oggi per la prima volta? No? Alzate la mano, questo certamente non dipende da me e non dipende dal film, dipende da come vi è stato veicolato a suo tempo e di come, per esempio, non è mai passato per televisione. Giorno, l'avete mai visto? Cioè non è mai passato, né la RAI, né la, cioè non è mai passato per televisione da nessuna parte. Non lo so perché, ma non è mai passato. E c'è un film che tu hai scoperto, che no, ovviamente non tuo, di persone che non di persone che conoscevi, che ti è arrivato così. C'è un film che a un certo punto, dopo anni, hai scoperto che esisteva. Io non dico anche oggi, anche da ragazzo, come è arrivato che è colpito così tanto? Beh sì, adesso sarebbe magari anche complicato, però sì, ci sono film che perdi e che recuperi qualche anno dopo e che scopri bellissimi, però insomma diventano dei regali, perché comunque appunto anche con gli anni che passano continuano a essere bei film. Il piacere di vederli, se non altro. Quando abbiamo finito di scrivere la sceneggiatura, le persone che mi avevano raccontato i fatti veri mi dicevano: sembra tutto finito, sembra tutto inventato. E le persone che avevano scritto, gli sceneggiatori che avevano scritto con me, invece, quelli che avevano inventato, dicevano: sembra tutto vero. Quindi perfetto. Quindi io non sono più capace di distinguere le cose che mi hanno raccontato, cioè le cose vere dalle cose che abbiamo inventato noi. Quindi non glielo so dire, ma credo che sia successo veramente, credo che sia un fatto che mi ha raccontato Fausto, ma è successa veramente quella cosa. Però non ne sono sicuro. Grazie. Ha ragione, non è un film low budget, perché pur essendo un film del 2006 è costato 3 milioni di euro. Che non è però questa cifra. Non è questa cifra, però insomma, è una cifretta. Sono felice di questo, del suo apprezzamento per la scenografia. Giancarlo Basili è uno dei più grandi scenografi, non italiani, proprio, e qua ha dato il suo meglio sicuramente, probabilmente non con una grande disponibilità economica, ma con una grande fantasia. Volevamo citare più che ricostruire quegli anni 70, e ha ragione, non sembra un film, sembra un film degli anni 70 adesso, sembra un film ancora più. Sembra un film girato allora, e questo è un complimento, non so se lo posso prendere solo come un grande complimento. Grazie. Grazie per la domanda, perché mi dà l'agio di parlare di Antimo Merolillo, che è Faustino, che è stata un'apparizione.
io avevo visto già forse un centinaio di ragazzi nel Casertano per la parte di Faustino. E un giorno in questo gruppetto, proprio classico, come succede, arriva uno accompagnato da un altro che era lui, che consideravano troppo piccolo per la parte, perché lui era veramente, era minorenne, aveva tipo 15, 16, una cosa così. E io quando l'ho visto, basta, ho visto solo, cioè, è stata proprio un'apparizione, perché era la fusione esatta di Fausto, ragazzo, e di me, ragazzo. Era perfetto. Non c'è stato, quando è apparso lui, non c'è stato più alcun dubbio. E questi sono dei doni che poi, perché poi se fosse stato un altro sarebbe cambiato il film. Il film è così perché lo guida lui. Ha questa delicatezza, questa purezza perché lo guida lui. Che è tuttora, ma adesso è cresciuto, ha perso i capelli, è diventato papà, è un uomo. Però è appunto come dicevamo prima, io lo sento sempre come se fosse mio figlio. Non ci siamo più persi.